Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Urbex. Oggi Teo Urbex è un po' malaticcio, ma non ci si arrende, si continua ad esplorare. Siamo già qua fuori da questa casa abbandonata, vedete? Molto antica. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale, come sempre. C'è sempre anche Enrico che fa la intro insieme a me, quindi iscrivetevi anche al suo canale. E adesso andiamo a vedere qua dentro cosa ci aspetta. Allora, partiamo dall'esterno di questa esplorazione freestyle. Infatti non sappiamo cosa ci aspetta qua dentro. Abbiamo già visto che c'è questa parte qua, è visitabile, in quanto c'è la porta lì aperta. Invece questa parte di qua è chiusa, come vedete, c'è un lucchetto. Sicuramente anche qua è abbandonato da un sacco di tempo. Però probabilmente dall'altro lato della casa si entra. Intanto vediamo un po' qui. Ok, andiamo. Allora, ci accoglie due comodini, una cassa, una sedia. Questo cos'è? Un orologio, immagino. Qua abbiamo un giubbottino Prada, niente male. Eccoti qua. Oh, guarda che bei mobili. Panoramica veloce, sembra un deposito. Abbiamo tanti mobili. Allora, qua abbiamo un bellissimo mobiletto per gli alcolici. Villa Banfi. Vediamo un po'. Fiorentini, Bosca, dolcetto extra, bitter. E questo? Bianco Festival. Ci sono anche i bicchieri. Bello. Dentro è vuoto, ci sono le termiti che mangiano tutto. Poi qua abbiamo una foto dall'alto di una strada. Peccato che è rotto. Magari dietro c'è scritto che posto è. No. Qua invece sembra tipo in Africa. C'è un forziere. Proviamo ad aprirlo. Questo potrebbe essere interessante. Iniziamo dal forziere. Allora, il forziere è vuoto. Adesso volevo... No, è caduto. Come è finito? Non sta per cadere. Vediamo. Accademia Filarmonica. Assemblea degli accademici dell'ambulanza del 30 novembre... del 34 deliberava di scrivere nel suo albo della classe di pianisti la signorina Ranotto. Pensa, molto bello. Rimettiamolo da qualche parte protetto. Cioè, vabbè, era qua dentro. Eccolo qua. Erano lì dentro. Facci vedere cos'è? I bicchieri del Campari grosso così, cioè, è vero, non li ho mai visti fatti così i bicchieri. Queste erano qua dentro il bicchiere? No, erano qua, guarda, vedi, sono tutti qua. No, no, queste monete. Sono tutte lì. Sì, erano bicchiere. Guardiamo, il centenario del Collegio Salesiani San Carlo, Borgo San Martino. Queste sono tutte lire, credo. Arma dei carabinieri. Centenario dell'arsenale militare. Bello. Esposizione mondiale filatella tematica. Qui ci sono dei ciondolini. Questa cosa è la Madonna. Sì, credo che sia la Madonna. E le altre sono lire. Però il fatto che ci siano tutte queste cose dei carabinieri e di là ci sono delle foto anche dei carabinieri, mi fa pensare che il tipo era un carabiniere. Questa moneta è distrutta. Vecchissima. Belle però, molto belle. Famiglia Casale Monferrato. Cosa si tratta? Documentazione di valutazione, non lo so se perché... Comunque abbiamo trovato anche degli euro, due centesimi e un orologio. Questo è bello. Non è neanche messo male. Ah, è la pagella, educazione motoria. È la pagella. Educazione al suono della musica, è la musica. Quindi faceva scienze.
Brava. Era qua. E poi hai visto? Sì, era qua dentro. Guarda la cravatta nuova. Esatto. Sono tutte nuove. Queste invece? Se qualcuno ha bisogno può venire sì. Qua. Se volete una cravatta. Guarda anche qua che c'è un Cristo. Un volto. Quante cosette. Quadro. Guarda questo che è bello. Vintage epoca africana. Sì. Qua c'è il cassetto chiuso. Quindi questa stanza finisce qua con altri mobili. Guardiamo magari. Guarda che bello. C'è un sacco di roba brillante qua dentro. Macchinina, sono giocattoli. L'acqua santa c'è sempre. Un libretto. Questo è il libretto dei numeri. 1970. Calendarietto. Non c'è scritto niente. Questo è del 62 invece. Sono giochi principalmente. Poi la corona. È la collana di Sailor Moon. Sì, hai ragione. Allora questa è una sorpresa di Spirit del Mulino Bianco. E questi? Lacci. Lacci. Augusta Assicurazioni. Cos'è una cassetta? Questa cosa. Che cos'è? Apriamo. Non un si bottone. Apre, non capisco. Vero? Sai perché c'è l'acqua santa? È ancora santa? C'è dentro, quindi sì. Allora, questa è la seconda stanza. Abbiamo una cucina, tavolo, ripiano, mobili, qua mangiavano. Adesso guardiamola un po' più nel dettaglio, vediamo un po'. Allora, stoviglie varie, qualche straccio. Vediamo dei libri, vediamo un po'. Don Bosco che ride, Alessandro Manzoni. Questo cos'è? Top Gun, sì. Non ero ancora nato. Vediamo se c'è qualche indizio sulla location. No, ci sono solo delle firme. Qua invece sono dei quadri. Un manubrio. A 100 like faccio 100 ripetizioni. Col manubrio da un chilo, secondo me. Un chilo. No, guardate. Questo è di Saint Laurent, costa sto cosa secondo me. È vero, abbiamo anche l'ospite speciale del giorno. Metti saluta. Ciao. Oh, i guanti, grazie, li ho dimenticati a casa, grande, mi hai salvato la vita. Infatti, se devi toccare le cose. Grande, digli che devono iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, bravo. Sennò batte d'oro. Dicevamo, qua c'è un bel completino elegante. Marzotto. Questo però vi San Laurent. Hai visto che sopra c'è... aspetta, sto guardando qua ci intanto. Ci sono tre stereo valvole. Sì. Poi qua ci sono dei quadri. Sì. Veduta degli Uffizi, ossia Curia Fiorentina. Questa veduta di piazza di San Pier Maggiore. Vediamo un po' il giornale di Cannone. Madonna. Il giornale 2014. Quindi si è abbandonato da quasi 10 anni qua. Questo cos'è? Un forno? Non capisco. Che abbiamo dentro? Questo è un gioco da tavolo? Sì, ci sono ancora le pedine. Dove? Eccole, è dama. È una dama. C'è anche una mini dama. Mi hanno salvato con questi guanti. Bello. C'è ancora il pellet, pensate. E poi il resto della cucina. Mi incuriosiva quest'anta completamente nera. Ah, c'è il frigo. No, questa è la caldaia. Questo cos'è? Una luce? Sì, una luce. Andiamo a vedere dall'altro lato cosa ci attende.
Allora, qui abbiamo questo bellissimo mobile messo molto bene. Vuoto. Cassettine. Andiamo un po' se c'è scritto The Best Now. Niente. Niente. Qua. Hot Party. Ok. Questo Marina Ray, anime belle. Sicuramente qualcuno che vedrà questo video riconoscerà anche questi cantanti. Vediamo qua. Di chi è? Giorgia. Un amore da favola, dimmi dove sei. E varie riviste, giornali. Questo. No, è caduto, aspetta. I segreti degli artigiani. Piccola enciclopedia del fai da te. Abbiamo una slitta di legno, un casco vintage FM e... sono soldi? Se sono soldi sono contento. No, sono tantissime viti, non sono neanche arrugginite, sono qua belle conservate. Ho visto però una cosa carina che mi piace tanto, le cartoline. Che posti sono? Sa un po' di Germania, un po' tirolese. Piacenza. Ah, non l'avrei mai detto che era Piacenza. Pensa a questo. Piacenza. Ah, mi sapeva di tedesco questo posto. Non so, con le signore così, con le gonne. No, invece no, Piacenza. I giornali ancora in lire del 97. Cesare Croce, Franchi ed Ettore. E di qua sono altre riviste. Questo sarà un po' di mobilio. Belli. Sì, questi erano forse tutti lampadari o candelabri. Abbiamo una vista di un borgo che però non è quello dove siamo noi. Ah, qua per terra c'è un'altra cartolina. Questa è dalla Francia, da Lourdes. Cartolina da Lourdes. Mettiamola qua. E un po' chiavi. Ah, c'è un documento, hai visto? Allora, questo lo censuriamo. Comunque, il signore, guarda, del 1892. Eh sì, è abbastanza coetaneo, no? Coetaneo nostro, sì. Guarda cosa ho trovato, bellissimo, secondo me non fanno più latino così. Ah no, qui erano esercizi latini. Biblioteca scolastica Cappelli. Dov'è? Tu mi hai fatto latino. Eh no, però è bello perché ti mette un testo in latino e poi da subito la traduzione come dovrebbe essere. È vero. Coniugazione atematica. Non ho mai studiato latino in vita mia. Non so nulla, tranne Avemus Papa. Poi ci sono anche le vecchie foto, guardiamo. Sì, si sembra Firenze questo. Che non è che non siamo vicini ad Alessandro, che considera che... Aveva di pari. No, beh, questo tipo... Carabinieri, guarda la foto dei carabinieri, bellissima. Magari la tiriamo. Carabinieri motociclisti. Un barbera. Un barbera. Fa sempre bene un barbera. Vero. La nave dei carabinieri. Magari il signore aveva qualcosa a che fare con le forze armate, sì. A sto punto. Guarda, infatti. Confederazione. Ah no, dei coltivatori. Pensavo fosse qualcosa dei carabinieri. Eh sì. E quindi magari andava da per lavoro. Questi due cani da caccia, dipinto. Questo lo apriamolo dopo. Quindi qua c'è Roma, si vede che viaggiava. Questa sembra più recente come cartolina. Sì. Che anno c'è scritto? 12, 2012. No, secondo me è 97, 13-8-97. Sì, 97. Beh. Sì. Cavalli. Aspetta. Questa è Francia.
Encamersb, quella cosa lì, santini vari, questi da dove arrivano? Madonna in trono col figlio particolare, Firenze, questi li ha presi a Firenze. La chiesa, non si vede più niente. Questo sembra casale. Guarda le case particolari, sembrano rosate. Boh. Sono photoshoppate. Sì. Questo è un dipinto. Già avanti sto foto. Chi è Van Gogh? Van Gogh, sì. Sì. Vediamo. È vero Van Gogh. Chi è? Non siamo caproni. Una macchina. Questa sembra. Che macchina è? Quella di Ritorno al Futuro. Esatto, la DeLorean. No, non è quella. Si assomiglia. Quella non è quella. Sembra Volkswagen Scirocco. No, guarda, è Volkswagen Scirocco. Piace. No. Si dire che l'aveva comprata. No, potete provare un invito forse a provarla a Torino. Ma il signor Biaver. Sembra più il disegno di una macchina che una foto, zio. Un mercato, qua una donna che raccoglie i fiori. Strane queste. Da Venezia. Questo sembra Monet. Vediamo se indovinato. Sì, non si labbra. Dall'oca bianca Ave Maria. Non c'è scritto. Qua Fabuland. Mi piace, ce n'è ancora uno. Questo è indiano, aspetta. Sono dei... Ah, aspetta. No, scherzavo. Dirci? Pensavo di dire. Milano, Nicaragua. Pentecoste. Nicaragua? E dove vivi tu? Io vengo dal Nicaragua. È vero, miniatura del XIX secolo. Mi guarda, c'è scritto. Mi guarda, scusa, è vero. Codaccio, è una bella differenza. Con un dislessio lo farei. No, qua mi dicevano che ci sono un po' di vinili. Guardate che bello. Cos'è questo? Particolare. Dai, ragazzi, racconta di Fausto Papetti, non lo conoscete? Andate a cercarlo. Belli questi libri. Questo libro? Secondo voi che cosa c'è? C'è Simba il marinaio. C'è scritto di fianco. Seguite The Urbex per scoprire insieme. Non glielo facciamo vedere. Vai, apri. Facciamo vedere? Sì, sì. Ah. Simba il marinaio. Simbad. Oddio, è una storia vecchissima. Ah. Bellissimo questo libro, ragazzi. I pipistrelli. Ai tempi del famoso e ottimo sovrano. E qua? Quindi questi sembrano belli vecchi. Bellissimo. Ma questo è di musica, c'è scritto. Ah, sono gli spartiti. Questi sono spartiti. Ah, anche quelli sotto, allora sì, immagino. Tutti spartiti questi. Sì. Il pianoforte, sì. E qua? Tutti spartiti. Sì, questi qua sono raccolti. Ah. E questi? Questi sono altri vinili. È francese, no? C'è anche Beethoven. Tutti i vinili? Aspetta che li rimetto qua. Vai, andi là. Mettili uno alla volta così li inquadriamo. Il cacciatore. I cani. Questa è una copertina. Questa è una borsa. Vero, Vivaldi, quattro stagioni. Sai perché ha messo questi qua? Perché ha protetto così le poltrone. È Mozart, è vero. Beethoven, sì, è musica classica. Bello. Allora, adesso andiamo sopra. Scusate, ma sto mangiando una caramella per la gola perché sto veramente male. E vediamo un po' cosa c'è qua. Casa antica, il signore è nato nell'Ottocento, quindi è molto vecchia. Non so, non abbiamo capito che fine ha fatto, ma... Secondo me aveva qualcosa a che fare con le forze dell'ordine, i carabinieri. Qui siamo nella camera da letto, ora vi faccio vedere. Giriamo, larghi. Vedete, ci sono le reti. Quindi probabilmente qua si dormiva. Comodini. Hanno svuotato tutto dai vestiti. Non ho visto tanti vestiti. Ci sono più oggetti che vestiti. È strano. Ah, qua c'è qualcosa. Qualche camicia. E qua abbiamo un comodino. Le figure religiose rimangono sempre. Però era bella come casa. Un bel sottotetto di legno, guardate. È carina. Qui, non so, qua forse era un bagno. O era un bagno non terminato. O forse ha avuto un momento di
di restauro questa casa. E che vedo che hanno fatto il taglio nel muro per i tubi. Qui sembra che l'hanno fatto dopo, per mettere il lavandino. Potrebbe essere. E per finire... Allora, qui c'è un sottotetto vuoto. E di qua... qui ci sono un po' di cose. Ah, che belle! Zoomiamo assolutamente. Queste sono tutte... radio. Guardate, molto molto belle queste. Sono tutte diverse. C'è anche una macchina da scrivere. Questa volta l'ho chiamata giusto, avete visto? Non ho più avuto i miei lapsus. Macchina da scrivere, macchina da cucire, lavatrice, lavastoviglie, lavapiatti. L'ho letta giusta. Questo è un tostapane. E questa è un'altra macchina da... no, questa non è una macchina da scrivere, ma è una cassa. Sì, questa è una cassa. Ci sono anche dei libri. Una stufetta. Una stufetta, ventilatore ancora incelofanato. Questo non so cos'è. Mondoffice, Oscillation Function Speed Timer. Questa non so cos'è, scrivetemelo nei commenti. Cos'è questa? Libri, topolino per le cassette. Non vorrei dirlo, ma questa era per le cassette che c'erano sotto. E qua abbiamo dei disegni, disegni e vinili. Sì, qua hanno un po' buttato. E per finire delle valigie. Allora, andiamo nei sotterranei. Ci accolgono un po' di bottiglie di vino ancora completamente nuove. Brut, Gancia, Grand Desert, Tokaj Italico. Questo poteva essere una pesa. Proseguiamo. Allora, lavatrici. Un coltello minaccioso conficcato nel davanzale. Questa è una cantinetta, altri vini, tanti vini dello stesso tipo. Guardate la scatola di Chupa Chupa. Questo volevo vedere che vino era, perché sono tutti dello stesso tipo. Beh, Barbera d'Asti, onesto. Gli piaceva il Barbera d'Asti. Si è fatto la scuola di Barbera d'Asti tutto uguale. E di qua... ah... qua secondo me parcheggiava la macchina. Guardiamo la visuale. Comunque, mentre mi scastro da questo angolino, ho perso Enrico. Enrico! Boh. Andiamo avanti. È qua sopra. Vediamo. Allora, subito qua ci accoglie una coppa di calcio. Sì, di calcio. Delle bottiglie, un rimorchio, c'è anche un orologio, ci sono ancora le bombole del gas, pensate. E qua, questo è un carrello, perché vedo le ruote. Cosa c'è qua dentro? Questo secondo me l'avevano caricato perché volevano portare via la roba. E poi è finita come è finita. Ed ci sono le cose della casa. Vedo dei sassi. Magari ci sono dei minerali. Non lo so. Adesso qua starà a tirare giù tutto, non c'ho voglia. Ricopriamo. Poi... sì, qua hanno appoggiato le cose che sono avanzate. Il pescatore 97 completo, quindi c'ha tutta la serie di riviste. Questo era un appendino con annesso quadro, possiamo dire. Abbiamo degli altri vinili. Questa è una pesa. Sì, questa è una pesa. Questa anche è una pesa. Guardate com'è arrugginito, si vede che è vecchio.
queste? Tutte maniglie. Ma che cavolo sono? Tutte maniglie delle porte. Sì, sembrano tutte maniglie. Non so, scrivetemi nei commenti. Un cavatappi. Oh, guarda che bella. Questa è una macchina fotografica. Oh, madonna, l'ho quasi distrutta. Questa è una macchina fotografica. Ci sono ogni tanto queste macchine nei posti abbandonati. Io non le ho mai usate queste. Io sono nato con le APS-C, carichi e scatti. Questa andava magari anche a rullino. Pensate. Abbiamo altri vinili. Mobile. Questa è una valigia? Sì. Come si apre questa valigia? Non so. Ah, questo è un furgone. Cioè, sì, è un furgone. È mangiato completamente. Ci sono delle bocce. Bocce. Un vecchio ferro da stiro. Allora, Enrico è entrato qua dentro. Andiamo a vedere anche noi. Dai, andiamo. Allora, ingresso in direttissima. Non poco complicato. Madonna. Proteggimi. Ok. Aiuto. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale. Fatemi anche due donazioni, perché già solo con questo ingresso mi sono rovinato tutta la giacca. Speriamo che ne sia valsa la pena. Ora sono troppo illuminato. Giriamo, gira. Grazie. Sì. Dai, ne valsa la pena. Vi faccio una panoramica. C'è molto antiquariato. Lì vedo già un binocolo. Sì, c'è molto antiquariato qua dentro. Diamo un'occhiatina. Pure che venga un video troppo lungo. Comunque, questo è interessante. C'è un bel binocolo. Andrò un po' spedito, perché sennò qua ci perdiamo. Qui oggetti vari. C'è un gioco. Una poltrona. Quello sembrerebbe un forno. Un lumino. Un lume. Topolino c'è sempre. Un bel lampadario gigante. Qui oggetti vari. Una conchiglia. Mobili. Qua è tutto mobilio. Abbiamo Winnie the Pooh Horror. Ciao Winnie the Pooh. Una bicicletta. Sta anche messa bene. Guardiamola. Una bicicletta rosa. Una valigia gigante. Un tavolo. E qui volevano portare via tutto. Poltrona. C'è un'altra radio. Lacoste. Niente. Una cosa curiosa è che in molti posti abbandonati trovi tutte le cose così dentro le scatole, quindi dici c'è stato un intento di portare via le cose. Però poi succede sempre qualcosa e rimane tutto lì. Anche dentro le scatole, fatto su coi giornali, no? Rimane tutto lì. Adesso andiamo avanti. Allora, partiamo come sempre con una panoramica. Innanzitutto qua si può notare che il posto è molto curioso. È tutto fatto in mattoni, roccia, mattoni. Sale, non si sa dove va. Qui anche hanno ammassato tutti gli oggetti che volevano portare via. E poi, se fatto niente, possiamo vedere di carino che c'è un sacco da box professionale. Vassoi. Molto belli, libri. Qui tutte le lampade, i lampadari della casa li hanno messi qua. Sì, qua sembra che hanno messo tutte le luci, tutte le fonti di luce. Qui anche dei libri. La bellezza di Dio, arte ispirata dal cristianesimo in il gotico in Europa. Ok, quindi un libro sullo stile gotico. Chissà qua dentro. Vabbè, non stiamo a guardare tutto.
Adesso andiamo sopra. Secondo me, vedete, l'hanno ristrutturata sta casa, una certa. E poi anche i lavori si sono fermati. C'è ancora roba, non so cos'è questo, però... nuovo. Scusi, lei... è lei il carabiniere? Non so. Adesso, raga. Bello di qua, vero? Come riesci più a uscire? Sto girando qua attorno. Non trovo più la strada, è gigantesco, è un labirinto. Vero. Cioè, da una casa finisci dentro un'altra. Questa qua è la casa che c'era di fianco, allora. Questa è quella che vedevamo che c'era quel finestrone. Ok. È gigantesca, c'è tutto sopra, tutto sopra. Ah, sì? Sì. Allora ci divertiremo. Tu hai già guardato qua? Sì, io ho già guardato. Te la sei già fatta tutta? Sì. Ce n'è di cose. Volevano traslocare, c'è tutto dentro le scatole. Sì. E poi niente. La ciclette, sì, la ciclette vintage. Il quad bellissimo. Allora, ragazzi, preparatevi, abbiamo trovato il tesoro del posto. Guardate. Andiamo. Guardate quante monete. Ragazzi, qua ci sono un sacco di monete che non avevo visto prima. E un euro di lato. Ah, un euro, ok. Tantissime. Guarda, bellissime. Tutte lire. Tutte lire, sì. C'è anche qualcosa di straniero comunque. Ho visto. C'era anche un anello, se non sbaglio. L'ho perso. Ah, eccolo. Questo qua, 10. È un soldato. Penny. Ma questo è il duce, guarda, Dux. Ma dai. Ma pensa che... metta fuoco, vedete, Dux. Questo è il duce. Madonna. Non è lo storico quello. Anche le lire allora saranno... Repubblica Francese. No, lire sono tutte... E guarda, re. Sì. Cos'è? Re... e imperatore. Questo è il duce, sì, o no? No, Vittorio Emanuele. Ho letto re e imperatore. Comunque, raga. Ma però guarda, scusa, c'è l'Aquila. L'Aquila non è fascista. Non lo so. Sì, 1940. Però... ah, può essere, sì. Allora sì. Figo. Sì. Vabbè, comunque, raga, ci sono davvero un sacco di monete. RF. 10 franchi questi sono. Eh sì, ci sono sia franchi e anche qualcosa di francese. Franchi francesi, sì. Franchi francesi, sì. Vabbè, comunque, tanta roba. Ecco le monete. Qui però non c'è nient'altro. C'è un ponteggio. Sembra che volessero riparare proprio quel buco là. Il ponteggio è il nostro quad tattico. Quella è una macchina da scrivere, da cucire. Vedete, stavo sbagliando. La macchina da cucire che non ce la fa più. Quella non ce la fa proprio più. E un paio di scarpe. Vecchie scarpe. Volevo vedere là. Vediamo un po'. Boh, da lontano mi sembravano carte dei Pokémon. Non so perché. Ah, però abbiamo delle cartoline. Ci sono un bel po' di cartoline. Germania, Baviera. Tramonto. Che belle le cartoline, le vorrei salvare tutte quante. Australia. Foto e cartoline, lo so che è furto, però le foto e le cartoline sono quelle cose che sono bellissime, raccontano qualcosa del passato e marciscono prima dei mobili. Però se uno sta a portarsi a casa tutta la rumenta a cui piace, niente. Adesso direi di andare avanti allora nell'esplorazione. Ok, siamo rientrati. Vediamo un po' qua. Allora, qui c'è un salottino. Curioso questo quadro egizio. Come si chiamava il dio uccello? Anubi era quello a forma di cane. Horus, ecco lui. Horus. Sì, Horus. Prodotti per pulire. Una torcia. A me piacciono questi. Vediamo un po' allora. Dentro... oh, le cimici. Sono vive. Qualcuno è caduto dalle scale, mi sa. No, rocce. Belle. Guarda. Ci sono le rocce. Chissà cosa... di che tipo sono. Lì è roba per pulire.
non c'è niente nei cassetti perché hanno tutto messo nelle scatole per portarlo via. Questi? Guide. Sì, sono guide turistiche. Lussemburgo. Mobili. Qui c'è una mega stanza gialla. Ma questa stanza qua non ti ricorda? Che strano. Il castello. Ti ricordi il castello? Il ristorante castello? Sì, un po' sì. Con anche la finestra di mattoni, era simile. È vero, i gatti vengono a dormire. Beh, siamo gli scemi. Ah, ok, qua si torna dove eravamo prima. Allora, scrivetemi nei commenti perché non fanno più questa cosa che secondo me è bellissima, ok? Guardate. Una volta c'erano queste lampade che tu tiri e si allunga e rimane. O la riporti su e rimane in alto. Secondo me è utilissima. Te che dici? Mi piace, a me piace, vorrei avercela a casa. A volte ci sta avere una luce che si può avvicinare. Andiamo a vedere quello che dovrebbe essere l'ultimo piano. Tuttavia dopo questo abbiamo visto tutto. Ah no, scherzo. E quanto è grossa sta casa, non sembrava. Allora, qui stanza. Anche qui hanno messo tutto via, ma poi è rimasto CD 2008, guarda. Cure di tutti i colori, cromoterapia. Canzoni del secolo. La distillazione. Ah, ma questi non sono, non è musica, sono tipo video, documentari. Questa è musica. Ah, è vero, quello sì. Vestiti. Ma questi sono nuovi, guarda. Tutte buste nuove. Mobili no, mobili li hanno svuotati. Questo è bello, l'ho già visto anche in altri posti abbandonati, questo mobile. È divertente vedere che la moda nei secoli era la stessa. Infatti. È vero. Al bagno. Bello. Vero. Per la serie Eccessi Urbex. Zio. Sì, al ragnatelone. No, zanzare. Zanzare. Hanno messo un aste sui cesti. È un bel bagno, posso dirti? A me piace. Mi piace. Sì, è sto buco? Sì, mi ha dato un segno uno. Sì, è un ragnone gigante, c'è anche qua. Mm? Anche qua c'è il quadro egizio. Allora. Questi stivali. Guarda questo lombrico, che squadra è? Granata del Toro. Granata, non so se è il Toro. Sì, sì, Granata al Torino. Scrivetelo nei commenti. Ci sono i pesi dumbbell. 3 per GS. Cosa vuol dire? Portafoglio. Cos'è sta roba? Una ragnatela. Louis Vuitton, eh? Louis Vuitton? Beh, qua tra Louis Vuitton, Prada, l'altro cos'era? Il Salorange. Moneta. Cintura. Guarda questa, che bella sta bottiglia. Guarda. Le scarpe, queste sono tedesche, no? Su Tirol, questo proprio. Su Tirol. E là ci sono le coppe. Coppe. Eh sì, sono tutte coppe di atletica. Nuoto. Nuoto, atletica. Belle. Questa è molto bella. Fai i compiti. C'era un ragazzino, guarda i compiti. Guarda il cane. Il cane è fatto di... cavolo si chiama? Sembra una cosa all'Art Attack. Bella questa. Questa matita gigantesca. Alessandra. Hai mai visto un tronco matita? Bella! Secondo me funziona anche. Non c'è un pezzo di carta sul cane, vabbè. Sì, scrive, scrive. Bellissimo. Ti prego, suonalo. No. Tieni, lo faccio io. Non appoggiarci la bocca che già sei raffreddato. Già sei che ti becchi. Non so come si faccia. Te lo metto col gran... No, meglio di no.
Vediamo, prima volta che suono, cos'è il clarinetto? Come prendere le patite. Bellissimo. Ah, ci sono anche gli altri qua. Provetto. Iscrivetevi solo per questa cosa. È un provetto, ragazzi. Presto, prossimamente a Sanremo Giovani. Ho mangiato cose peggiori. Siamo all'ultimo piano. Qui vedo che c'è un altro sacco da box. Guardate. Molto bello. Secondo me qua comunque c'era anche uno sportivo. Si potrebbe ancora usare questo. Vintage. Poi. Una statua del Buddha. Guida all'addestramento del pastore tedesco. Questo per le cassette? Sì. Questo era un solaio. Decorazioni di Natale. Altre cassette. Questi sono dei quadri. No, sono delle tavole di legno. Vediamo questo. Ah, vabbè, è chiuso, non sto ad aprirlo. Dischi. Una coppa. Qua ci sono tanti libri. Vediamo un po'. Sì, vari libri. Una valigia. Sono dei martelletti là. Guardate quanti CD. Aminoacidi per la vita. Questo. Altre cassette. Topolino e Pippo. Quella che in teoria è l'ultima stanza. Un calcettino. Allora, qua c'è un pupazzo strano. Cos'è questo? Sembra un misto tra un cerbiatto e un cerbiatto grasso. Guarda questa coppa, che bella. Che di coppe? Palestra Gym Master del 91. Il calcetto è anche bello. Guardatelo. Mancano solo le palline. Però questo è ancora integro. Un po' da oliare, però funziona alla grande. C'è una partitella dopo. Sì. Guarda. Già riscotti da giovane. Sì. Ci sono delle firme, non credo che sia quella di Gerry Scotti. No, no, quella è qualcuno. Però è bello vedere la sua faccia giovane. Qua cos'è? Hai guardato? Altre scatoloni. Poi qua. Ci sono manubri dappertutto. Comunque questa persona faceva palestra, faceva sport, sciava anche. Cioè vedo gli scarponi da montagna. Bagatto. Beverly Hills. Queste sono donne. Penso avessero anche comunque un po' di soldi. Questo è chiuso. Il gioco della. Ah, questi guarda che c'è anche il paracolpi. Facevano arti marziali. Questa è tutta roba per. Questi sono. Questi qua sono quelli come si chiamano, no? I presenti. Pam pam pam. Ci sono un po' di armi bianche qua dentro. Questa è una spada, cos'è? Era un Gym Master. Guardalo. Fra. È vero. Guarda questo, che bello. Guarda che era un Gym Master. Ma cos'è un Gym Master? È un maestro. Sì, ma Gym Master sembra quasi un bello sto qua, Sì. Questo è per gli sci. Altri libri. Vediamo un po' questi. Volevo capire perché c'è tutta questa roba di ginnastica. Questo è chiuso. Sì, non c'è più la maniglia. Gym Master. Fai palestra, non sai cos'è un Gym Master. Sì, ma Gym Master sembra quasi il capo palestra, non lo so. Sì, il capo palestra della palestra di Silvia. Guarda qua, guarda. Le riviste si leggono sul posto. E niente ragazzi, credo che il video sia finito, ma facciamo la chiusura dopo perché magari troviamo ancora qualcosa adesso che torniamo giù. Per adesso è tutto.
Allora, infatti, come immaginavo, manca un pezzo e c'è la cantina. Ah, ma no, ma quella dove siamo entrati? Sì, è quella dove siamo entrati. Ma sì, no, ma è dove siamo entrati. Allora il video è finito. Allora, ragazzi, ci siamo fatti ancora un giretto. Continuiamo a trovare roba, però il video, diciamo, può finire qua. Vero? Sono tutti distratti perché ci sono un sacco di cose. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come al solito, iscrivetevi al canale, commentino, like, facciamo crescere Teo Urbex e ci vediamo al prossimo video. Ah sì, e se vi iscrivete al canale mi passa anche questa influenza bruttissima.